che bisogna considerare che la tecnologia oggi, i mezzi digitali, sono un canale attraverso il quale si può raggiungere un audience molto vasto in qualsiasi parte del mondo. Però ciò che conta è ciò che uno dice, non è tanto il numero di persone che può raggiungere. Se io non ho nulla da dire, che vantaggio ho nel poter arrivare a tante persone? Per cui l'idea oggi, come ieri, rimane centrale. È il nucleo del messaggio che io voglio far arrivare alle persone. Quando si costruisce un video che deve centrare un bisogno di un utente, bisogna mettersi a tavolino e studiare quale leva mettere in atto per poter arrivare alle persone. Sappiamo che un video, un contenuto video, sostanzialmente deve rispondere a quattro bisogni primari, cioè quello di informare, quello di intrattenere, che è un bisogno tra l'altro tra i più divertenti, quello di fornire un servizio, o quello di educare. Se noi decidiamo che uno di questi ambiti è quello dentro il quale noi vogliamo creare la nostra content strategy, di conseguenza creeremo contenuti che c'entrano questo bersaglio. Come approcciamo la creatività? Beh, noi sappiamo che la creatività è la chiave per entrare e per essere colti, per raggiungere l'attenzione delle persone. Un messaggio privo di creatività non buca, non arriva, non c'è quel modo sorprendente di raccontarti una cosa, che è uno dei motivi per cui le persone ascoltano e guardano un video. Quindi innanzitutto il nostro punto di vista è proprio quello di cercare, per quanto riguarda i contenuti, le storie, punti di vista originali attorno al quale andare a raccontare ciò che in qualche modo è l'oggetto del video.